Quale migliore giornata quella di oggi per ricordare la situazione di soggezione psicologica e le vessazioni patite dalla giovane Mary Cirillo, madre di 4 bambini, che ha visto il suo epilogo nell'agosto del 2014 e lo stravolgimento dell'esistenza di ogni suo familiare. Un richiamo necessario perché proprio la vicenda di Mary deve essere da monito a tutte le donne che vivono in una situazione di soggezione psicologica. Deve essere da esempio per invitare ognuno di noi a non restare inerti dinanzi ad una richiesta di aiuto e a non sottovalutare nessun accadimento. Il caso Cirillo ha registrato, fortunatamente, un costante impegno dell'Arma dei Carabinieri, che hanno svolto le indagini coordinate all'ufficio di procura dirette dalla dottoressa Sgueglia, che si sono da subito attivati con ogni strumento di ricerca della prova, ivi comprese le intercettazioni dei colloqui in carcere di Pilato con i suoi familiari. Il rapporto coniugale tra Mary Cirillo e Giuseppe Pilato è stato ricostruito dalla polizia giudiziaria e dall'ufficio di procura di Locri. La dottoressa Sgueglia, mediante l'audizione dei familiari di Giuseppe Pilato e di Mary Cirillo e di amici della giovane donna. Davanti alla corte d'assise di Locri, la lettura dei messaggi che Pilato e Mary si sono scambiati nella settimana prima del delitto ha fatto toccare con mano il come si è sviluppato l'intento omicidiario a seguito dei ripetuti dinieghi della vittima a ricostruire un matrimonio dominato da violenze e soprusi. La dottoressa Sgueglia, in occasione della requisitoria con dovizia di particolari, ha ripercorso tutte le emergenze investigative e processuali sviluppatesi dinanzi alla Corte d'Assise di Locri, sottolineando quel grave stato di soggezione che portava la giovane Mary a vivere quasi come normale un rapporto dominato da soprusi e violenze che circa un anno prima del delitto, per come raccontato anche dal padre della vittima, aveva subito una minaccia con una pistola. Il caso Cirillo, oltre all'impegno degli inquirenti, ha registrato il massimo risultato processuale con una condanna esemplare all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Assise di Locri. La sentenza in questione è stata accolta da presenti in aula in religioso silenzio. Nessuno ha commentato né ha fatto una piega, solo una lacrima sul volto della sorella di Mary, Giovanna. È apparsa una lacrima mista a soddisfazione e dolore, perché niente comunque potrà ridarmi mia sorella, lei non c'è più. Frase questa che si commenta da sola, così come quella pronunciata dal fratello Emanuele: del risarcimento non mi importa nulla, quello che conta è che lui paghi per quello che ha fatto, è stata fatta giustizia. Il sentimento di soddisfazione e non di gioia per una amara vittoria si è palesato così nei volti e nelle parole dei familiari della povera Mary. I familiari della giovane Mary Cirillo non intendono al momento aprirsi a commenti, preferendo concentrare la loro attenzione sui figli di Mary. Si limitano a ringraziare l'autorità per l'impegno profuso nelle indagini che hanno registrato il giusto e dovuto epilogo. È stata fatta giustizia. Dunque, nella giornata di oggi dedicata alla violenza sulle donne e al femminicidio, riteniamo sia importante riflettere sulla gravità di quelle situazioni di pericolo e maltrattamenti che potrebbero affliggere le persone a noi care, i nostri conoscenti o i semplici vicini di casa. Sebbene vi siano delle norme predisposte dal legislatore, a nostro avviso il ruolo più fondamentale e pregnante può essere svolto da tutti noi, dall'intera comunità.